sono Vicky e benvenuti ad un nuovo video. Video wrap up del mese di agosto. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo però che se volete supportare il canale ci sono tre modi per farlo. Uno, acquistare i titoli di cui vi parlo dai link di affiliazione Amazon che vi lascio qui sotto nel box info, oppure offrirmi un caffè simbolico tramite il sito Ko-fi che vi lascio sempre qui sotto, o acquistare i miei libri. Trovate sempre il link Amazon qui sotto con le mie opere. Partiamo con le prime letture del mese di agosto. Ho letto interamente la trilogia Le cronache di Daedarian di Federica Soprani, questa trilogia fantasy con tinte LGBT, edita Saga Edizioni. Il primo volume lo avevo letto già anni fa, quando uscì per Trisca Edizioni, però adesso ho proprio riletto il primo volume e letto completamente la trilogia, però non ve ne vado a parlare qui perché ne ho già fatto un video apposito. Link è qui. Passiamo quindi all'Agenzia Napoli di Venda J. Croft. Edito Lux Lab, romance MM con elementi legati alla fantascienza che mi ha gentilmente omaggiato l'autrice. Si tratta di un volume autoconclusivo che però fa parte di questa collana dedicata a questa agenzia che si occupa di fenomeni insoliti, strani, paranormali e alle persone che le ruotano intorno. Questo volume in particolare parla di Simone, un ragazzo di 25 anni che lavora come agente sul campo in questa agenzia segreta, e di Valerio, un insegnante universitario con il doppio dei suoi anni che un tempo lavorava per questa agenzia ma che per vari motivi se ne era poi distaccato. I due vengono a incontrarsi e rimangono invischiati l'un l'altro, diciamo un po' in tutti i sensi, sentimentalmente ma anche in parte lavorativamente. Si tratta di una storia carinissima, scorrevole e super piacevole. I due personaggi protagonisti mi sono piaciuti molto, i loro dialoghi, il modo in cui interagiscono e alcuni, diciamo, pensieri barra uscite di Simone mi hanno fatto veramente morire. Ho apprezzato tantissimo che si percepisca l'age gap tra loro, perché non è una cosa scontata, nel senso, non è detto che un uomo molto più adulto di un altro rispetto a un altro, insomma, debba essere necessariamente chissà quanto diverso, però forse un po' sì, nel senso, quando ci sono quelle storie con age gap dove un ragazzo di 25 anni non cambia nulla a livello di dialogo e comportamenti rispetto a uno di 40-45, mi fa sempre un po' storcere il naso. Invece qui sono felice di dire che non è così, come parlano, come si comportano, cioè comunque si percepisce un po' la loro differenza di età, cosa appunto che mi è piaciuta molto. Altra cosa che ho apprezzato, l'inserimento di parole e frasi in dialetto napoletano. Io non sono fan di inserimento massiccio di dialetto all'interno dei libri, però devo dire che in questo caso la cosa era veramente sporadica, ben gestita, cioè donava colore e realismo senza risultare pesante, perciò devo dire ho tanto apprezzato. Le uniche cose che non mi hanno convinto della lettura sono due. Una, non aver capito benissimo la questione della fantascienza legata al lato fantascientifico della questione. Se ne parla ma in maniera sempre un po' vaga, non viene spiegata benissimo. Si tratta di fenomeni spazio-temporali, però ci sono anche dei nuclei che possono intaccare la realtà, modificarla e risultare così anche molto pericolosi. Però non ho capito molto bene il nesso tra le due cose o di cosa si tratti di preciso. Tutto è lasciato un po' nel vago e nel mistero. Seconda cosa, che non ci siano troppi contrasti tra i personaggi o che non siano mai realmente in pericolo, non abbastanza da creare preoccupazione per la loro sorte. Sì, i due hanno dei diverbi, però vengono risolti abbastanza presto, dopodiché tutto scorre abbastanza liscio fino alla fine. Ecco, da questo punto di vista avrei gradito un po' più di contrasti e o pericoli. Mi piace sempre quando in una storia, prima del finale, c'è qualcosa che mette un po' i bastoni tra le ruote, che può essere un qualcosa che va a intaccare la coppia, soprattutto per quanto riguarda i romance, o qualcosa che mette in pericolo i personaggi, perché già comunque i romance si sa che finiranno bene. Ecco, quando c'è magari un po' troppa
scioglievolezza, ecco, verso il finale, senza particolari drammi. Diciamo, preferisco che ci sia qualche dramma di vario tipo. Per il resto sicuramente una storia carina, fresca, piacevole e divertente, che consiglio sicuramente agli amanti dei romance MM senza particolare angst. Ho poi letto un altro romance MM, Total Creative Control di Johanna Chambers e Sally Malcolm, che ha per protagonisti Aaron, uno scrittore di fanfiction che si ritrova a lavorare come assistente per il creatore di una serie TV di successo, Sanguisughe, e Lewis, suddetto creatore della serie. I due lavorano in maniera affiatata, Aaron riesce a gestire il caratteraccio di Lewis e a essere ciò di cui lui ha bisogno, sforando anche un po' dal lavorativo per occuparsi proprio di lui come persona. I due sono chiaramente attratti l'uno dall'altro, però 3 anni prima, quando è iniziato il loro rapporto lavorativo, Lewis aveva posto una regola fondamentale: non intrattenere relazioni con colleghi di lavoro, comunque sul luogo di lavoro. Le cose si complicano quando si prospetta la possibilità di creare una versione americana di Sanguisughe, che porta a Lewis tutta una serie di fastidi e a dover scendere a compromessi su determinate cose. E succederanno un po' di casini. Ho trovato questo libro molto carino e piacevole, con una bella trama e personaggi ben caratterizzati. Ho apprezzato molto il background che è stato dato a Lewis e il carattere di Aaron. Mi è piaciuto anche che, nonostante ci sia costantemente attrazione tra i due personaggi, passa davvero molto tempo prima che arrivino a concludere qualcosa. Insomma, i romance dai tratti slow ci piacciono sempre molto da queste parti. Si parla anche del tema delle fanfiction, del loro valore, del piacere di fare qualcosa solo per il gusto di farlo, senza ottenere in cambio denaro o chissà quale posizione. E di conseguenza ci si pongono domande sull'arte, se abbia valore solo se si ottiene in cambio un guadagno oppure no. Insomma, temi interessanti che non rimangono in secondo piano, cioè si vede che le autrici avevano interesse a parlarne. Insomma, un romance che ho apprezzato, ma a cui non ho dato più di 3,5 stelle, che comunque per me è un voto assolutamente valido, proprio perché non sono riuscita a dare di più. Perché nonostante sia una lettura piacevole, quando si tratta dell'attrazione tra i due personaggi o comunque del lato più sensuale della storia, pecca un po' di trash. Faccio un esempio, tipo Aaron guarda Lewis da lontano e quest'ultimo ha dei sussulti e movimenti nelle mutande in risposta. Aaron si lecca le labbra e il membro di Lewis sussulta di approvazione, sempre nelle mutande. Insomma, cose tipo appunto questi movimenti, terremoti nelle mutande, che appunto mi fa sempre sorridere come cosa, e a meno che non sia una citazione simpatica ripetuta così tante volte, diventa trash. E no, essere trash non è una prerogativa dei romance. Io ho rispetto per tutti i generi, anche per quello romance, per cui so che ci sono dei romance anche belli spinti, con un linguaggio anche sporco e godereccio, che riescono però a non risultare trash o ridicoli. Non c'è una regola su quali parole usare e quali no, dipende dalla penna dell'autore, e comunque naturalmente questa è una questione molto soggettiva. E poi c'è stato qualcosa di poco realistico, che in realtà è una stupidata, però in realtà ha abbastanza spazio nella storia, quindi un peso ce l'ha avuto per me. Lewis è un uomo adulto che viene descritto come bello, alto, con muscoli al punto giusto, insomma bello in forma, ma mangia soltanto schifezze, panini al formaggio, salsiccia, pasta sfoglia, tutto quel cibo molto godereccio e che di solito mangiano, cioè anche gli adulti, però diciamo quel cibo molto da bambini, no? Tanta cioccolata, tantissimi dolci, dolci su dolci su dolci, cioè ci sono state volte in cui mangiava una tavoletta di cioccolata, dopo la tavoletta beveva cioccolata calda con tanto zucchero e tanta panna. Ma in quale universo? In quale universo? Magari la mia è solo invidia, però insomma mi è sembrata un po' strana come cosa. Comunque, se non fosse stato per tutto questo di cui ho parlato,
Avrei potuto dare tranquillamente anche un bel 4 stelle a questo libro, perché comunque tutto sommato mi è piaciuto. Una lettura carina, spensierata ma non superficiale, con anche dei bei messaggi. Passiamo a Il giovane Mungo di Douglas Stewart, romanzo di narrativa LGBT che parla del 15enne protestante Mungo. Questo ragazzo che in una Glasgow degli anni 90, in un ambiente tossico, ipermascolinizzato, con una madre alcolizzata che non si prende cura di lui, una sorella che è sì gentile e accudente, però desidera prendere la sua strada, e un fratello maggiore, violento e pericoloso. Insomma, in questo contesto di disagio, Mungo conosce il cattolico James, un ragazzo diverso dagli altri, per il quale inizia a provare qualcosa e con il quale inizia a vivere una storia d'amore segreta. Proprio quando sembra esserci speranza nella sua vita, accade però qualcosa che lo segna profondamente e che guasta totalmente la sua innocenza. I temi affrontati da questo romanzo sono la mascolinità tossica, violenza in famiglia e in generale in contesti difficili, la scoperta di sé e del primo amore. Lo stile di scrittura dell'autore è molto crudo, reale, privo di fronzoli e di qualunque infiorettamento. Descrive ogni cosa, anche la più bassa o disgustosa, che in realtà fa anche domandare a volte perché si sia soffermato a descriverla, semplicemente perché è la realtà e lui ce la scaglia addosso. Non indora la pillola, ecco, ci mostra la vita per quella che è, soprattutto questo tipo di vita dura, crudele, senza abbellimenti o giustificazioni. Incredibilmente ci sono anche dei momenti teneri, sporadici, legati a Mungo e James, ma si tratta sempre di una tenerezza schietta, mi viene da dire non romanticizzata, anche questa reale e cruda. Una volta abituata allo stile di scrittura, ho apprezzato molto questo libro. La crudeltà di una vita senza certezze, dove il bisogno di amore di Mungo, la sua innocenza e bontà sprecate, i suoi momenti con James spiccano di un bagliore quasi troppo puro sul grigiore e sulla cupezza del tutto. La scrittura a volte si perde un po' nella descrizione di cose che sembrano non servire, ma che contribuiscono a delineare uno squallore e un grigiore generale del contesto di ambientazione. Peccato per il finale affrettato, tronco, strano, dove succede una cosa senza senso, altrimenti sarebbe potuta essere tranquillamente una delle letture più belle dell'anno, perché ero intenzionata fino a quel momento a dare 4 stelle e mezzo. Per me un 4 stelle e mezzo e un 5 sono voti per quelli che considero libri migliori dell'anno, però dopo il finale purtroppo ho potuto lasciare soltanto un 4, che è comunque un bellissimo voto, però appunto è un 4, poteva essere un 4 e mezzo. Ma mi sento di volervi parlare di questo finale, perciò farò spoiler da questo momento in poi. Quindi andate avanti con il video fino alla recensione del prossimo libro. Avvertiti. 3, 2, 1, inizia la parte spoiler di questo, della recensione di questo libro. Praticamente alla fine, ovviamente questa parte la capisce solo chi ha letto il libro, c'è il fratello di Mungo che all'arrivo della polizia, diciamo che presuppone un rischio per Mungo di finire in prigione, o comunque dei guai molto seri, il fratello Hamish, il fratello di Mungo, si spaccia per Mungo, cioè dice di essere lui Mungo quando la polizia arriva a cercarlo. Ora, uno, è così facile spacciarsi per un'altra persona nella Glasgow degli anni 90? Senza che si facciano accertamenti o altro? Può essere? Non lo so, a me è sembrato molto strano. 2. Perché Hamish dovrebbe farlo? Non è mai stato particolarmente affettuoso con il fratello? Intuisce che è successo qualcosa di grave al fratello, la perdita della sua innocenza, e decide in qualche modo di aiutarlo? Insomma, tutto molto affrettato, non spiegato, perché comunque se uno voleva si poteva spiegare. E invece rimane tutto un po' così aperto, strano, insolito, e quindi boh, peccato. Ultima lettura del mese di agosto, c'erano anche SS Gentili di Edie Fried. Scusate se ho pronunciato male il nome dell'autrice. Praticamente è un libro scritto da questa sopravvissuta all'olocausto, che è stata deportata prima ad Auschwitz, poi in altri luoghi di prigionia, di lavoro forzato e prigionia. E praticamente questo libro è impostato in maniera particolare rispetto ai soliti, perché lei appunto
durante la sua attività di parlare nelle scuole, eccetera, di quello che le è accaduto, appunto per non dimenticare, ha segnato tutte le domande più particolari o comunque più frequenti che le sono state poste durante la sua vita, le ha raccolte in un libro e risponde a ognuna in un capitolo, quindi ogni domanda è un capitolo. È stata una lettura sicuramente interessante, toccante come tutti i libri su questo tema, quindi se siete interessati all'argomento sicuramente è un volume che consiglio e che può esservi utile. Molto bene, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere se avete letto i libri di cui vi ho parlato, se avete messo in wishlist qualcosa, oppure fatemi sapere quali sono state le vostre letture del mese di agosto. Nel frattempo io vi saluto e vi rimando al prossimo video.